Benvenuti, benvenuti a tutti a questa nuova edizione del Premio San Giuseppe Lavoratore, edizione 2023, seconda edizione voluta da questa amministrazione perché si vuole in qualche modo tributare quei bagheresi che hanno portato alto il nome di bagheria non solo nel territorio nazionale ma anche al di fuori delle mura del nostro paese. E come l'anno scorso verranno premiati appunto i bagheresi che hanno dato il mostro a questa città. Sindaco, è così. Sì, come CIPR2 è la seconda edizione del Premio San Giuseppe Lavoratore, perché è un riconoscimento che noi vogliamo dare appunto ai nostri concittadini bagheresi, uomini e donne che si impegnano nelle loro professioni, nelle arti, nel loro insomma ambito lavorativo e porta in alto il nome di bagherino, perché a differenza di dei cosiddetti nemici della giustizia, che sono sempre quelli che cercano di vedere le cose negative che ci sono, in realtà c'è tanta positività e premiamo, oggi lo faremo con i nostri 5 nostri concittadini, rappresentano poi tanti lavoratori che ne abbiamo nella nostra città e che quotidianamente con dignità e spirito di servizio danno lustro alla nostra città. Abbiamo cominciato l'anno scorso questo premio e lo continuiamo ovviamente quest'anno e l'obiettivo è continuare nel tempo perché sono tanti concittadini bagheresi che meritano di essere riconosciuti anche all'interno della nostra città, perché molto spesso sono pensati fuori rispetto al programma lavorativo e magari a bagheria per l'istruzione, per gli impegni lavorativi, non sempre si conoscono, e quindi anche per rendere omaggio a loro, peraltro sono tutti uomini e donne che sono in piena attività, non è che hanno preso nelle loro professioni onore a bagheria, ma continuano a renderlo sia fuori la Sicilia, ma anche fuori di dice bene il sindaco, è facile dire, ne è un problema infatti, mi guardavo spesso anche con uno dei premiati, e forse anche perché vi conosciamo, vi vediamo ogni giorno, non vi diamo il giusto riconoscimento, invece è quello che meritate, giustamente l'amministrazione comunale ha deciso di tributarlo. Assessore, quest'anno, come l'anno scorso, all'interno di un palinsesto che è quello della festa di San Giuseppe, che come abbiamo visto anche nella giornata di ieri, sta rispondendo a sì, all'interno della festa di San Giuseppe, voluto fortemente dal sindaco sicuramente, ma perché rappresenta proprio bagheria in tutte le sue forme. È il fatto che ci siano dei rappresentanti bagheresi che portano avanti con la loro attività il nome nostro di bagheria, che sempre purtroppo viene spesso ricordata per cose che non sono positive, invece grazie a voi che portate avanti il nome dei bagheresi, e devo dire che questa tradizione si porta avanti anche con i giovani, perché sappiamo bene che ci sono anche dei giovani bagheresi che già stanno iniziando determinati percorsi e saranno il futuro di quello che già voi state facendo e avete fatto per bagheria. Quindi ben venga questo, e quindi anche per i posteri sono sicura che andremo sempre a far conoscere la nostra fortuna, quella delle nostre professionalità e delle nostre arti. Grazie. È bene che ci si formi all'estero, in altre città d'Italia, ma dobbiamo evitare quello che è proprio il fenomeno del brain change, cioè della fuga dei cervelli, perché è bene poi portare queste professionalità in una città. E a proposito di professionalità, ora svegliamo i nomi di chi ha vinto questo premio in questa edizione 2023. Antonio Di Franco, Nino Ferreri, Arrigo Musti, Rosa Maria Spegna e Aurora Scaruto. Vi chiedo un applauso. Ha vinto diversi premi per lavoro di ricerca di salute.
Monkeys in America ed ha ottenuto il titolo di top 25 investimento dalla società americana di Cardiografia. Nel 2019 il prestigioso incarico di Professor of Medicine presso la Weill Cornell University di New York. Da più di davvero ci hanno dato un grande benvenuto. Grazie davvero. Un applauso da vedere.
Ovviamente unisco l'attenzione dei stimatissimi colleghi e della gratitudine, un sentimento di gratitudine personale, perché diffusa nei confronti di questa amministrazione, in modo particolare del sindaco che ha voluto questo premio che ci incoraggia e credo che possa fare come ci va bene lui, all'assessore della nostra dottoressa Maria Mancini, possa fare da stimolo per le future generazioni. Grazie davvero, grazie. Tanta gioventù di Bagheria che sta provando a buttarsi nel mestiere, che ci sta riuscendo. Tra l'altro io voglio ricordare, approfitto pienamente stamattina, qua io ho una delle prime colonne del mio lavoro a Bagheria, proprio Orio Scavuto, che sta diventando un grande attore a livello nazionale, e la cosa che commuove molto, ritrovarmi a Villa Cattolica in questa provincia, in questa situazione, che dire, grazie signora, grazie a tutti e grazie assessore. Mi hanno emozionato le parole di Rosa Maria, perché
abbiamo iniziato anche insieme qui con tante difficoltà, poi in questo luogo fantastico, Vita Cattolica, che mi ricorda anche da bambino, mio padre lavorava qui, quindi per me è tanta emozione oggi tutta insieme. Grazie. Grazie. Qualcosa, non so, sbaglio. Sì, un paio di cose istantanee, sì. Prima volevo dire, a proposito di Rosa Maria non è bagherese, però va sottolineata una cosa, Rosa Maria, o anch'io sono napoletana, alcuni lo sanno, fondamentalmente siamo cittadini di Bagheria, ci sentiamo ormai cittadini di Bagheria e difendiamo forse anche un po' di più rispetto ai cittadini di Bagheria di questa città, perché ne riscopriamo veramente la grande centralità di questa città, non solo per le bellezze architettoniche, turistiche, monumentali, ma proprio per le bellezze di grandezza dei suoi artisti. Ci tocca ringraziare Maurizio Scianna, che è l'autore dei premi che avete ricevuto questo bellissimo lavoro. Sindaco, vuoi concludere tu? Ma io ho voluto ricordare in realtà né Rosa Maria né tutte di Franco, ma io per te sono dei bagheresi, come dire, no, di nascita, ma che erano un prima, di fatto lo sono di adozione. Io penso che è bello di cominciare a parlare di Bagheria non soltanto come confini della nostra città, ma come un territorio più vasto che comprende anche i paesi limitrofi. E il fatto che abbiamo queste professionalità, Rosa Maria da molto più tempo, Nino, ovviamente penso che il dottore Di Franco sia più giovane, probabilmente di tutti, e Nino